Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Smart Factory Tycoon, un gioco in uscita il 26 di marzo 2022 ed è un gioco che proviamo per la prima volta. C'era già il prologue su Steam, lo sto giocando prima dell'uscita, quindi non so dirvi il prezzo esatto, non lo conosco bene come gioco e quindi insomma lo proviamo dall'inizio. Praticamente ci scegliamo un colore, un logo. Io ho fatto questo, io adesso cambio, farò questo logo qui, la chiameremo la Indie Factory. Seguiamo il tutorial per quello che può bastare, perché ci spiega giusto gli inizi. È un qualcosa di già visto, perché avevamo già provato Workshop Tycoon, una cosa del genere, insomma, con i folletti vari, i nanetti. Ed è simile a questo, anche se lo sviluppatore dovrebbe essere diverso. Comunque, Indie Building 1 ci fa fare, ci fa dare il nome all'edificio, perché dovrebbe essere poi in futuro possibile acquistarne altri, vedete, in modo da differenziare la produzione. Il tutorial ci dice che ci muoviamo con WASD, il tasto centrale del mouse premuto, o QE per muoverci. Dobbiamo costruire una sala di produzione, poi andremo a vedere bene tutto quello che è la modalità di progettazione e tutto. Facciamo la costruzione, costruiamo questa sala. L'ideale sarebbe un 5x4, quindi facciamo questa 5x4 e qua in alto possiamo scegliere dove mettere la porta. La porta la metteremo verso il centro dell'edificio. A questo punto, una volta fatto un bel niente, perché bisogna confermare, pirla io, 5x4, la porta la mettiamo, come ho detto, qui, confermo e spendo 2000 che mi vengono scalati dai 13.000 che ho iniziali. Il gioco ci dice di creare una sala di produzione e ora andare ad acquistare i macchinari. I macchinari sono veramente tanti, vengono divisi in categorie. In pratica qua abbiamo connettore, stazione di assemblaggio, macchina da cucire, imbottitrice. Inizieremo con zona di verniciatura plastica, quindi stazione di verniciatura plastica, la mettiamo qui, e piazziamo anche, tasto destro annullo, e una iniezione plastica. L'estrusore praticamente scioglie plastica grezza, okay. Mi fa venire in mente le stampanti 3D. Comunque abbiamo costruito questi due edifici, abbiamo speso parecchi soldi. Ora dobbiamo costruire una sala robot. Perché? Perché questo gioco è basato sulla progettazione e la costruzione di giocattoli. Quello che ho visto finora sono giocattoli, e per farlo lavorano i robot. L'ideale sarebbe un 4x4, quindi gli piazziamo questa sala robot qui, magari gli piazziamo anche due porte, magari ne mettiamo una qui, una sola ne possiamo mettere, eh sì, mannaggia, ho annullato come al solito. Sala robot 4x4, porta qua vicino in modo che fanno anche abbastanza veloce. E a questo punto procediamo. Il tutorial è un po' scomodo, perché sarebbe più comodo se andasse avanti da solo. Dobbiamo prendere due cose fondamentali: un caricatore che ci consente di caricare i nostri robot, quindi con la R ruotiamo, e un lubrificatore per potergli fornire olio e quindi funzionare in modo giusto e corretto. Ok, abbiamo piazzato questo, andiamo avanti. Mercato dei robot, dobbiamo comprare dei robot. Li compriamo con una valutazione che ci costano veramente un sacco di soldi. Mi compro quelli più scarsi. I robot sono divisi tra velocità di movimento, velocità di elaborazione, capacità di carica e capacità di olio. Quindi mi compro questo e poi torno lì e me ne compro un altro, magari me ne compro un po' più bello che è. Ok. Ho comprato i due robot, arrivano col bus, quindi arrivano. Controlla il mercato nella sinistra, scegli Duck Picky, Pici, nel mercato. Quindi praticamente noi possiamo andare a produrre delle merci. In questo caso possiamo pianificare gli Anatra Pici. Gioco in italiano, come avete potuto vedere. Dolce e innocente anatroccolo. Difficoltà operativa 1. Pianifichiamo il prodotto. A questo punto ci viene dato lo schema. Lo schema è plastica grezza che viene
iniettata, prodotta l'anatra non verniciata e poi con l'aggiunta di vernice viene verniciata. Quindi l'iniezione ha bisogno solo di plastica ed ha un prodotto finito, mentre la stazione di verniciatura ha due ingressi, una per la vernice e uno per il prodotto da verniciare. È importante ora andare a scegliere i macchinari, quindi clicchiamo qui e ci dice dov'è, lo selezioniamo, in questo caso lo selezioniamo. Il tutorial ci dice di produrne una decina, qua infatti in alto vedete il numero di produzione e soprattutto, cosa molto interessante, la durability. Per me che stampo anche in 3D, lo riempimento, mettiamo 60. Ok, allora vediamo subito di accettare, eseguire. Ok. A questo punto collega le macchine, abbiamo fatto, siamo pronti per eseguire. Ora dobbiamo generare una zona nella sala di produzione e una zona nell'edificio. Quindi fare clic destro e scegliere esporta zona, ok. Quindi scegliamo una zona, la mettiamo qui e una zona la mettiamo qui. Quindi qua devo ancora capirlo bene. Vabbè, qua il tutorial ci dice che abbiamo la possibilità di... scegliere se vedere le pareti o no. Cliccando qua possiamo fare zona di esportazione o zona generale. Qua ci mettiamo zona di esportazione e qui dice anche però... Intanto sono arrivati i robot, vengono scaricati, sono stati buttati dentro dalla zona di scarico qui e i robot ora sono operativi, quindi andranno a oliarsi un attimo prima, credo. Stanno già entrando con la vernice? No, non si oliano al momento, non ne hanno bisogno. Poi adesso andiamo a vedere bene tutti i menu comunque del gioco. Allora, stanno iniziando a lavorare alla plastica. Sta producendo la plastica. Intanto l'altro robot sta andando a caricare, no, a oliarsi. Ok, ha prodotto la plastica. Ora la paperetta, scusate. La sta pitturando. Vedete che intanto sta lavorando, infatti c'è la verniciatura in corso. Potrei anche accelerare un per 5 e il prodotto viene messo in produzione, in spedizione, scusate, in esportazione. Intanto vedete che è stata già messa la vernice, è stata già messa la paperetta, deve essere solo prodotta. Vedete, ne abbiamo prodotte una. Costi giornalieri da 188, quindi qua vedete che si sta producendo. Tanto stanno andando a prendere merci che arrivano direttamente da qui, quindi non c'è una meccanica di trasporto. Si caricano, si oliano e continuano il lavoro. Non capisco perché non vadano avanti, infatti devono produrre, vedete, la paperetta e poi l'hanno già spedita. Ok, stanno lavorando. Fuori dovrebbe esserci il ciclo giorno-notte, non so se c'è anche il ciclo stagionale, so solo che fuori sta nevicando della grossa. E mi sembrano un po' dei fancazzisti. Comunque stanno mettendo tutta la... la plastica lì, ma non capisco qua che cavolo. 90.000. Ah, possiamo comprare un altro terreno, questo esterno. Ok, perché poi si può andare ad espandere completamente la produzione, quindi aggiungere altre cose. Io onestamente prenderei un altro robot ancora, perché abbiamo Mario e Valerie. Io ne prendo un altro ancora, mi costa 1.200, ma non arriviamo più a una se continuiamo con questi due. E tra l'altro forse abbiamo messo male questa zona qui, perché è una zona di export. Zona generale e questa è la zona di export. Ah, qua mettono qualsiasi cosa. Ah, ok, no, questa è qualsiasi cosa. Mettono anche le anatre non verniciate. No, allora la espando un attimo, intanto lascio il tempo veloce. Metto tutte queste zone qui e le piazzo tutte come zona generale.
mentre espandiamo questa zona qui, cliccando il tasto... Ah no, ci sono prodotti su di essa, quindi non possiamo espanderla. Ok. 5 su 10. Dai, continuiamo la produzione. Intanto non so se è già arrivato l'altro robottino. Sì, dovrebbe essere arrivato anche il nostro secondo. Ovviamente questa è una produzione molto lenta. Infatti se poi andate a vedere su Steam, sulla pagina del gioco, vedrete delle produzioni molto, ma molto più articolate. Quindi intanto... siamo a 7, dai, abbiamo quasi finito l'ordine, grafica del mercato, ok, perché poi si può andare ad approfondire maggiormente. Poi daremo un'occhiata in conclusione ai menu, perché è un gioco che sicuramente va giocato tanto per essere appreso, non è un gioco sicuramente per tutti, dove bisogna essere amanti dei gestionali, delle catene di montaggio, di produzione. Che belli i loghi. È uno stile strano, cioè non lo so, non so dirvi. Nuovo nome, è entrato Sergio, ok, si chiama Sergio. Non so dirvi perché è molto strano come gioco, cioè come... non saprei dire se è una mancanza di ispirazione il fatto dei robot o un'idea geniale. Fatto è che non ci sono le consegne delle merci per la produzione, quindi consegniamo. Ok, abbiamo finito e ora andiamo a consegnare le merci. Eccolo, dovrebbe essere arrivato il camion. I nostri robottini vanno e consegnano uno alla volta, perché le scatole sono troppo mainstream. L'altro si sta caricando, che purtroppo è scarico. Finiamo di caricare e ci mette un po' anche questa operazione qui, infatti non è proprio comodissimo avere il deposito qua, sarebbe stato meglio metterlo qui, però vabbè. I robot durano un cavolo, come durata la batteria, veramente. Il motivo per cui non costavano niente è il fatto che sono proprio lenti, 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 lenti. Guadagneremo 1490, che non è assolutamente niente. Comunque il gioco ci dice che, qualora avessimo problemi, anche se abbiamo finito il tutorial, possiamo premere il punto di domanda e lui ci andrà a spiegare praticamente tutto. Abbiamo il mercato con le varie categorie, abbiamo la progettazione, quindi appunto il processo. Le stime, il tempo richiesto, ci viene dato tutto, la qualità dei materiali, i macchinari, quindi la stazione di assemblaggio per le parti dei giocattoli, la stazione di forgiatura, riscalda un pezzo di metallo, qui per lavorare il metallo, la pressa con la forma, quindi dovremo fonderli, usarli col tornio, insomma varie cose, macchinari avanzati, la stampante 3D, quindi un altro tipo di tecnologia, incisioni laser, assemblatore avanzato, iniezione avanzata, quindi inietta plastica fusa in uno stampo per dare forme specifiche. Cioè c'è tutta un'evoluzione senza fine, verifica di giochi elettronici addirittura, riscalda il metallo alla fonderia, la fresatrice per dare forme specifiche, la sala robot che abbiamo appena visto, abbiamo anche il caricatore wireless, è necessario sbloccare la ricarica wireless. Abbiamo il giardino, piantare appunto alberi, collocare turbine eoliche, pannelli solari, la costruzione, vabbè, abbiamo i traguardi, diciamo le varie milestone da raggiungere, la ricerca e lo sviluppo, possiamo sbloccare nuove funzionalità, i robot con le varie statistiche, le classifiche e l'economia. Questo a grandi linee è quello che il gioco ci propone. Ora andiamo a vedere tutti i menu di gioco e andiamo a vedere che cosa offrono. Allora, intanto volevo lasciar finire la produzione, ma veramente è stata eterna la consegna di queste 10 paperelle, veramente eterna. Dovrebbe essere l'ultima questa, dovrebbe andarsene adesso. Sì, infatti. Abbiamo prodotto 10, ma a che prezzo, signori? A che prezzo? Dobbiamo diminuire la velocità. Ok, possiamo mettere in pausa. E diamo un'occhiata. Aggiornamento del mercato tra 69 ore, cioè ci verranno date le nuove tendenze di mercato. Gli ordini speciali, i medi e i master. Allora, intanto... vediamo cosa c'è qua. I macchinari, come abbiamo detto, abbiamo i connettori che collega macchinari. A dire la verità c'è una cosa che mi sfugge, che è l'energia elettrica. La sostenibilità, meno 35, quindi attualmente non abbiamo energia autoprodotta. Questo 50-200 non so cosa sia.
punti di ricerca e sviluppo disponibili 0, perché infatti qua potremmo andare a fare la ricerca divisa tra mercato, quindi le previsioni più precise, la fabbrica verde, quindi comprare i pannelli solari piuttosto che il falegname, l'energia eolica, falegname 2, fornitori, connessioni con i fornitori, acquistare materie prime con il 95% di durabilità, robot epici, acquistare robo con test e rivalutazione che poi arrivano fino a 5, fornitori esteri, acquistare con il 20% di sconto. Bene, abbiamo anche il trasporto, gomme ipermorbide, avere trasporti più veloci con i camion, sono tutti potenziamenti anche a livello economico, quindi acquistare con lo sconto gli edifici, le tasse, i tecnici, quindi ridurre il costo di manutenzione, il contabile e vedere tutte le statistiche in dettaglio anche dell'edificio, il costruttore scontato, costruire stanze scontate, e poi gli edifici con minori costi di deposito, di manutenzione, ridurre i costi di costruzione addirittura del 40%. Ok, invece sui macchinari possiamo ricercare i miglioramenti, macchinari avanzati, che è il menu qua che abbiamo sbloccato, piuttosto che la carica wireless. Ok, non abbiamo però punti ricerca e sviluppo al momento. Punti abilità dei robot, perché addirittura i robot possono livellare e quindi possiamo andare a dargli un punto abilità in qualcosa, man mano lavorano per noi, salgono di livello, che è molto interessante. Quindi dicevamo macchinari, abbiamo la stazione assemblaggio, il connettore, la macchina da cucire, l'imbottitrice, quindi qua tutto quello che è orsacchiotti, cose del genere, in stoffa, iniezione plastica l'abbiamo già visto, estrusore in plastica, ok, abbiamo il taglio del legno, lavorazione del legno, verniciatura del legno, il tornio per il legno per dargli le forme. Poi abbiamo la forgiatura, verniciatura del metallo, stazione taglio del metallo, tornio del metallo, macchina laminatrice, pressa con forma e stazione di saldatura. Questo è quello che abbiamo. Abbiamo la sala robot che abbiamo già visto, ci manca, abbiamo il supercaricatore che io potrei anche pensare di mettere qua nella sala robot in modo da caricarli più rapidamente spendendo quello che abbiamo guadagnato adesso. Abbiamo il giardino con i vari alberi. Generano ossigeno, sostenibilità 6. Vedete che siamo a sostenibilità meno 12, quindi io se vado a piazzarlo, sì, però ci costa un occhio della testa. Vedete che siamo andati comunque da meno 42 a meno 36. La sostenibilità però non è ancora chiaro a cosa serva. Allora, turbina eolica non ce l'abbiamo, abbiamo vari tipi di albero, gli alberi costano veramente tantissimo, quindi ne metto un altro, ne metto un altro qui, che esce già, questo ci dà meno, ci costa meno e ci dà meno di sostenibilità, cioè ci fa guadagnare meno. Abbiamo le zone che abbiamo già visto, la costruzione che abbiamo già visto, al momento abbiamo appunto sala di produzione e sala robot. Strumento modifica e demolisce, quindi possiamo modificare una sala o demolirla addirittura. I traguardi, quindi con tutti gli obiettivi che ci danno esperienza, quindi la, questo è una stella, due stelle, tre stelle, che viene tutto moltiplicato per, in questo caso 100 prodotti, qua sono 1000, qua sono 2005, per ottenere esperienza, le milestone in sintesi. La ricerca e sviluppo, quella che abbiamo visto un attimo fa, saliremo anche di livello come fabbrica. Abbiamo i miei robot con l'elenco di tutti i robot a disposizione, e il mercato dove possiamo andare ad acquistarli. La classifica che vede la nostra azienda ultima, probabilmente no, penultima, stiamo rendendo meglio dei Mad Penguins Ltd. E qua abbiamo l'economia e statistiche che appunto possiamo anche potenziare e ottenere statistiche più interessanti, più elaborate. Ora possiamo fare un'analisi di mercato e vedere che cos'è, per dire, volessimo fare questo. Pianificare il prodotto, ci serve una macchina da cucire, un'imbottitrice, macchina da cucire, imbottitrice, quindi possiamo pensare di fare una stazione di cucitura. Quindi io vado, prendo, scusate, costruisco una stanza, facciamo la prova, la metto qui, con la porta qui, costruisco, mannaggia, non abbiamo i soldi, mamma mia, non abbiamo i soldi, mi sa, imbottitrice. Vediamo, ma ho paura. E poi macchina da cucire. Sì, siamo a 5. Fantastico, ce l'abbiamo fatta al pelo.
pianifica prodotto, linko i vari edifici, scelgo le materie prime per set di 60. Eseguiamo, produciamone 10. Orso di peluche, accelera. Facciamo un per 10. Adesso arrivano le merci. I robot iniziano a lavorare, si mettono in carica, iniziano a tagliare e imbottire. Diamo un'occhiata al procedimento. Mannaggia, ce l'avevo sotto mano prima. Comunque vabbè. Mamma mia, non ho piazzato... Vabbè, lo mettono qua. Gli faccio un'altra zona qui, sempre per l'esportazione. Poi uniremo tutto insieme. Quindi gli dico qui, esporta, 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 esporta. Belli gli orsetti. Ci pagheranno 2008 per questi orsi, quindi stiamo andando in perdita e siamo sempre meno sostenibili, quindi... Allora, non sarà un gioco da capolavoro questo, senza dubbio, ma per gli amanti dei manageriali, delle catene di produzione, dei factory, dei satisfactory, dei workshop vari, dei factory vari, dei tycoon vari, può essere una buona soluzione. Non saprei dirvi su che prezzo. Io adesso lo dico prima, poi voi vedrete il video dopo che il gioco sarà già uscito, quindi posso ipotizzare un 15-20 euro. 15 sarebbe un bel prezzo, 20 lo renderebbe forse un po' più solo per appassionati. Mi sembra molto simile a quell'altro, a Workshop, ma... Vediamo. Intanto possiamo aspettare. Abbiamo prodotto i 10 che volevamo, arriverà il camion e ci metteremo una vita. Beh, però forse adesso con 3 robot... No, 2 hanno già ceduto e sono già in carica. Però sicuramente carichiamo meglio di prima. Infatti l'altro va... Ah, devono oliarsi e caricarsi, ricordiamo. Quindi... Intanto fuori piove. Se piove dovrebbe sciogliersi la neve. Comunque abbiamo consegnato e abbiamo ottenuto i nostri soldi, che alla fine ci portano in attivo di soli 1000 monete. Ora dobbiamo scegliere che cosa fare, perché abbiamo altre cose. Possiamo produrre altre cose, possiamo fare gli ordini speciali, possiamo continuare a decidere di... C'è una domanda di 42 unità, io potrei dire pianifica e farne 42. Però ne faccio 30, mi costa, mi pagheranno 8000 grado. Vedete, qua arriva la plastica e il tessuto, lo tagliano, diventa un tessuto non imbottito, portano l'imbottitura. Ok, sì, molto base. Comunque, insomma, qui abbiamo speso un sacco di soldi, siamo in passivo, però guadagneremo 8400 quando concluderanno il tutto. Io adesso metto in pausa perché voglio fare una cosa, voglio eliminare queste zone. Voglio creare una zona parecchio grande e soprattutto metterla magari qui, dove faremo zona export, mentre una zona abbastanza grande all'interno dove faremo un po' tutto. Quindi qui possiamo andare ad accelerare il tempo nuovamente e vedere come iniziano a produrre. Iniziano a lavorare, mettono lì. È un peccato questo perché è una zona che potrebbe dare un po' fastidio. Comunque quando ne abbiamo prodotti 30 e ci metteremo una vita, 2 giorni da quanto ho visto, poi potremmo espandere e fare una zona, magari un capannone solo addetto a un utilizzo e un altro capannone magari qua raffinano... Cioè, perché questo che vi ho fatto vedere è solo un esempio, ma se organizzassimo che qui magari, non so, penso valga più per i metalli, sciogliamo i metalli
e i metalli liquidi sono qui, li mandiamo alle varie aziende, alle varie, vari capannoni che ne fanno un uso diverso, cosa che ovviamente non è applicabile a questo lavoro che è semi-artigianale che sto facendo io con i robot. Quindi insomma, questo è Smart Factory Tycoon. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao.